Ragazzi, ciao a tutti. Oggi vi presento una ricettina, dai, me la sto inventando in questo momento, eh. Mi hanno regalato questa pasta a Natale, si chiamano la forma della pasta fidanzati, vecchio pastificio Gragnano, trafilata al bronzo e niente, adesso facciamo uno sposalizio. Allora, mi è avanzata qualche fettina di speck del Sud Tirolo, Alto Adige, e qua è terra e dominio dell'amico Pejo, che saluto, chi mi segue sa chi è. E userò questa, un pochino di salvia, una ricottina, però non so se la userò tutta perché vabbè, sono da solo al momento. E qui ho già preparato un battutino di cipolla, ho messo il grasso dello speck dentro assieme alla cipolla, un poco di olio, la padella è lì già che con l'acqua che bolle che aspetta la pasta e niente, adesso comincio a accendere il gas e a scaldare le cose. Ci sentiamo tra un attimo, grazie. Ok, ho acceso il fuoco, questo dando la cipollina tagliata diciamo a dadini, non ho aggiunto sale per il momento, lo speck già un pochino è sapido, insomma è salato di suo, adesso al limite posso comunque aggiustare poi dopo alla fine. Allora vediamo, eccola qua, inghiondisce senza farla bruciare. Non ho ancora messo dentro la salvia, insomma diciamo l'erba che insaporisce, perché secondo me metterla troppo presto, come dire, dà meno il suo profumo, ecco. Per il momento preparo il soffrittino. Allora, qui ho lo speck, adesso lo taglio giù a striscioline sottili sottili, non posso farlo vedere perché sto filmando col cellulare, quindi ora in col cellulare o cucino. Dai, lo taglio giù e ci vediamo fra un attimo. Ok, lo speck l'ho tagliato giù a striscioline sottili, la salvia l'ho pulita e lavata, la lascerò credo a foglia intera perché non voglio che, come dire, con la cottura mi si bruci troppo, insomma, ecco. Niente, adesso poi dopo vediamo l'uso della ricottina, lì ci sono delle olive nere, ma non lo so, vediamo, Ok, tra poco. Mi stavo dimenticando, beh, siccome lo sposo e lo speck, lo sposo porta da bere. C'è qualcosa di meglio? Un bello Chardonnay del Trentino? Adesso vediamo un attimo come abbinarlo qua. Un attimo solo. Ok, lo speck ha raggiunto la cipollina. Adesso ho messo anche la salvia, ma li faccio proprio appena appena scottare, perché sennò anche qua il sapore dei vari ingredienti se ne va per conto suo, la cottura li insomma li concia un po' a modo suo. Ecco, guarda, lo speck ha già cambiato colore, fuoco basso, mi raccomando, di modo che si può in qualche modo gestire la cosa. Dai, dai, questa qua ci vuole l'amico dello sposo, proprio cucino, ecco. Ecco.
L'acqua è sempre lì che aspetta, 9 minuti c'è scritto. Allora, qui siamo quasi a posto. Qua era proprio minimo minimo, io calo la mia pasta, dai, così basta. Oh, volevo far vedere tempo di cottura, vediamo se mette a fuoco. Cottura a graniano 10 minuti, poi boh, fate voi, grandi, dai, seguo la cosa. E un attimo e poi dopo ci sentiamo. Allora, gli sposi sono uno da una parte e uno dall'altra. La pasta è dentro alla sua acqua che si cuoce, il sughetto è lì appena appena al fuoco al minimo. Come detto, non, in questo momento non voglio far cuocere troppo lo speck e gli altri ingredienti per non mischiare troppi sapori. I sapori, secondo me, speriamo che si mischiano in bocca. Aggiungo, cerchiamo di non fare il solito disastro ecologico. Allora, ho il fuoco al minimo, quindi ecco, infatti combinerò un casino, dai, oula, più o meno una metà, dai, ecco. Adesso però la levo dal fuoco perché sennò anche questa non voglio che mi cuoce. Allora, qualcuno ci metterebbe la panna. A parte che io sono intollerante, quindi la panna la mangio e muoio. Comunque, la ricotta secondo me dà un suo perché. Ecco, poi un formaggio qui ci sta sia al nord che al sud, credo. E quindi ci sta bene lì in mezzo agli sposi. Allora, per stemperarla prendo un cucchiaio dell'acqua dove sta cuocendo la pasta, anche due, e andiamo a scioglierla dentro qua. Ho levato un attimo dal fuoco, perché appunto non voglio al momento far cuocere, poi purtroppo la mia cucina non si può tanto regolare. Eccola qua, ma che bella cremina che sta venendo fuori. La rimetto un attimo che si prende calore, se non mi si rovescia la padella. Può andare anche un pelo più liquida, che forse. Allora, se si mette un po' prima l'acqua con la pasta, in modo che l'acqua rilascia il suo amido e si usa poi quell'acqua lì, adesso poi alla fine, comunque, quando ne aggiungo un altro cucchiaino, ecco. Diciamo, stavo dicendo, se si mette un po' prima l'acqua, l'acqua ricca di amido è un po' più, come dire, rapprende un po' di più, ecco. Quindi, però, dai, la faccia è bella. Niente, adesso bisogna aspettare che la pasta cuocia. Quindi, diciamo che io ripeto, siccome è la prima volta che lo sto facendo, i tempi non li conosco, quindi ho messo su prima il sugo, però mettendo forse la pasta in 9 minuti, 10 minuti, sto sughetto si riesce a farlo. Ci sentiamo appena la pasta è cotta e celebro il matrimonio. A dopo. Ok, 9 minuti passati, devo celebrare. Quindi pasta, vuoi tu prendere come marito questo sughetto? Altoatesino, buono e garantito.
detto di sì, giuro l'ho sentito. Dai, allora spengiamo il fuoco di qua. Qua ho appena un attimo acceso il fuoco, però lo levo perché sennò qua non va bene. Scola pasta? No. Qui prendiamo un bel ramaiolo e la tuffiamo. Eccola qua. La rimetto sul fuocherello. E da questa parte cerchiamo di tirar fuori tutto quello che c'è. Ok, allora, pasta è al suo posto. Il matrimonio si può dire consumato. Eccola qua, un po' della sua acqua se l'è portata dietro. Mamma, senti che profumino la salvia. Sta creando quella cremina che è quello che poi alla fine condisce il piatto e la pasta di Gragnano trafilata al bronzo, ovviamente se la tiene tutta addosso. E beh, ok, basta fuoco. Direi che ecco, eventualmente se fosse troppo asciutta si può aggiungere un cucchiaino dell'acqua di cottura, che a questo punto è ricca di amido e quindi favorisce diciamo, l'aderenza del sugo alla pasta. Comunque anche mescolandola, se la pasta è umida, scolata in questo modo, quindi non con lo scolapasta, rilascia un po' del suo amido. Acqua, quindi la forma certa della pasta, quindi e appunto l'amido che contiene l'acqua che gli è rimasta attaccata. Ecco, dai, basta, pronto. Si impiatta. Piatto lì, c'ho una mano sola, un attimo, arrivo. Allora, qui tanto che la pasta è lì, ma devo correre. Stai servendo un pasto, un piatto con qualcosa con dentro del formaggio fuso. Il piatto va servito caldo possibilmente, perché se no si rapprende immediatamente. Acqua calda, lo passi sotto velocemente, lo sbatti ben benino in modo che rimane praticamente asciutto. Foglio di carta, lo asciughi e metti dentro immediatamente. Ho detto metti dentro immediatamente, vero? Sì. Arrivo. Ragazzi, pronti? Ok. Foto del matrimonio fatta. Ci sono tutti i testimoni, lo sposo, l'amico dello sposo e gli sposi. E mo ce li mangiamo. Mica male, eh? E purtroppo vabbè, dovendo cucinare, registrare, fare, non è che ho potuto. Comunque è rimasta, la preferivo un pochettino più cremosa. Purtroppo il formaggio mi si è un po' rappreso, ci vuole un po' più d'acqua, però si possono distinguere i sapori separati, cipollina, lo speck, la salvia e la ricottina che dà quella cosa, non so come dire, che amalgama tutto, ecco. Oh, non è che ho inventato chissà che cosa, né, perché l'avranno già fatta in 100.000, per carità. Oggi avevo queste cose, mi è venuto in mente di fare questo piatto.
Dai, un saluto a tutti, mangio perché sennò sta roba diventa ghiaccia. E devo salutare soprattutto Mimmo, Mimmo Corcione. Se vi piace la cucina andatevi a vedere il suo canale. Cioè è il top, il numero uno, non c'è niente da fare. Adesso sta anche facendo una serie sulle salse di base, come farle. Io non so, posso fare illustrascarpe, ecco, al confronto. Va bene, dai. Vi rimando al suo canale per la cucina. Saluto tutti gli amici e basta, dai. Adesso mangio perché sennò qua sono le 2, crepo de fame. Dai, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao.